Cari amici, buongiorno. Oggi per il blog Appoggiando Papa Francesco vi voglio parlare di un intervento di un cardinale, l'arcivescovo di Barcellona, sulla dottrina sociale. Si parla sempre dei cardinali come delle persone che sembrano al di fuori di quello che è il ruolo nella Chiesa e che sono spinti più da ragioni mondane che da ragioni proprie dell'attività di uomo della Chiesa, e molte volte si parla anche a sproposito. La Chiesa è un'istituzione di uomini e, come tutte le istituzioni, ha delle persone che operano per il bene e persone che operano per il male. Oggi vi parlerò dell'intervento del cardinale di Barcellona, Luis Martínez Sistach. Lui ha parlato di un tema molto importante, sull'importanza del ruolo dei laici per superare la crisi. Quindi siamo all'interno di quella che possiamo definire la dottrina sociale della Chiesa. È un tema importante, e cita questo suo intervento cita il Concilio Vaticano II, quando, parlando dei laici, il Concilio li definisce in questa maniera: vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli gli impieghi, gli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale di cui la loro esistenza è come intessuta. Che cosa dice il cardinale? Cioè, il carattere secolare dei laici, uomini e donne, si capisce in tutta la sua ricchezza se lo si mette in relazione con il fatto che il Figlio di Dio, facendosi uomo, santificò i legami e le attività umane. Il Concilio Vaticano II afferma con chiarezza che nel mondo i laici sono chiamati da Dio a svolgere la loro propria missione, in modo che sotto la guida dello spirito evangelico contribuiscano come un fermento dall'interno alla santificazione del mondo. Si tratta di una missione umanizzante ed evangelizzatrice. Questo per noi laici è fondamentale tenerlo presente. Non si può lasciare soltanto gli uomini di chiesa che hanno dedicato la propria vita a fare tutto il lavoro per noi e a guardarli, a criticarli senza accompagnarli. In questo caso vorrei evidenziarvi un documento importante di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica fondamentale che si chiama Laborem Exercens, quindi Laborem Exercens, nella quale disse alcune cose fondamentali. Logico che Giovanni Paolo II è uomo del suo tempo, e alcuni termini che utilizza oggi stanno uscendo fuori dalla discussione politica e ci possono sembrare superati. Però, cosa aveva individuato Giovanni Paolo II? Io mi sono annotato questa frase: i socialismi trattano gli esseri umani come strumenti di produzione e non come persone soggetti di lavoro. Dall'altra parte, i mercantilismi li trattano come una merce soggetta al mercato dell'offerta e della domanda. Cosa aggiunge a questo anche Benedetto XVI? Le radici della crisi, secondo Benedetto, che si è interrogato moltissimo e che ha vissuto proprio tutto il suo pontificato, questi 8 anni, proprio ha visto scoppiare questa grande crisi economica e sociale. Ebbene, lui dice che le radici della crisi si trovano nell'individualismo, che oscura la dimensione relazionale dell'uomo e lo conduce a chiudersi nel proprio piccolo mondo, ad essere attento a soddisfare innanzitutto i propri bisogni e desideri, preoccupandosi poco degli altri. Naturalmente anche il cardinale Sistach pone in evidenza il ruolo che Francesco sta avendo nella Chiesa e nella società, che la bellezza di questo pontificato è che Francesco ha la capacità di far parlare di sé anche persone che generalmente non si occupano di temi della fede. E Sistach nota come il fatto che Francesco venga da Latino America, una zona di grandi differenze sociali, che vede coesistere nello stesso momento grandi ricchezze e grandi povertà, il fatto proprio che Francesco venga da quest'area, in modo particolare da Buenos Aires. Io, raccontandovi di Buenos Aires, il quartiere più bello di Buenos Aires si chiama Recoleta, è uno dei più importanti di Latino America, dei più ricchi. Beh, 1,5 km, 2 km si trova la Via 31,
che è un posto dove molte persone che non hanno la possibilità di affittare una casa a Buenos Aires vivono, hanno costruito le proprie case con materiali dei più svariati possibili. C'è anche molta delinquenza, ma anche molti poveri cristi che servono la città perché lavorano nella città con i lavori più umili, ma non hanno la possibilità di costruirsi una casa o di affittarsi una casa nella città. E quindi vivono 1,5 km, 2 km dal centro. E quindi ricchezza e povertà sono vicini. Il cardinale Sistace nota come Francesco, venendo da questi posti, possa essere ben attento a queste tematiche. E ci sono poi due documenti che lui cita, uno è nell'enciclica Caritas in Veritate, dove Benedetto parla della logica del dono, della gratuità e della comunione, e l'altro documento fondamentale di Giovanni XXIII, che già all'epoca nell'enciclica Pacem in Terris spingeva il mondo a mettere la persona al centro dei sistemi. E una cosa interessante, veramente visionaria, di Papa Giovanni XXIII, che in questa enciclica lui chiedeva la costituzione di un'autorità politica mondiale che coordinasse l'economia in modo da rendere l'economia una materia al servizio del bene comune. Vi mando un abbraccio e spero che questa storia e questo intervento del cardinale Sistacci possa aiutarci nelle nostre riflessioni.